Forse è questione solo di ore per conoscere l'esito della sentenza del TAR, a cui si sono appellati amministratori e consiglieri provinciali per chiedere l'annullamento della revoca del decreto regionale dell'assessore alle autonomie locali che aveva già indetto i comizi elettorali anche per il voto alla provincia di Ragusa. In base a questa decisione si conosceranno le sorti dell'ente. Qualora il tribunale dovesse decidere per la sospensiva del decreto di revoca, si andrebbe al voto alla prima tornata utile, che potrebbe essere il 21 ottobre. È un ricorso presentato soprattutto per garantire la democrazia e la democraticità in provincia di Ragusa, perché quel provvedimento regionale riteniamo che sia stato un provvedimento certamente di abuso nei confronti del nostro territorio. Noi chiediamo che con l'accoglimento del ricorso ci sia la possibilità di tornare ad elezioni e di mantenere e garantire la democrazia per i cittadini iblei che hanno diritto di scegliersi i loro rappresentanti, non di vedersi calare dall'alto un commissario amico del presidente o degli suoi amici e quindi una persona che naturalmente non potrebbe avere l'interesse e il legame col territorio per rispettare e per difendere la provincia di Ragusa.